Poche ore fa su FCM Sport abbiamo parlato della prima parte dell'intervista di Massimiliano Allegri rilasciata a DAZN, direttamente ad Andrea Barzagli, il suo, uno dei suoi grandi difensori della BBC, formata proprio con Chiellini, con Bonucci, seguita alle spalle da un fenomeno come, come Buffon. Abbiamo parlato della prima parte di quelle che sono gli aspetti di leadership, il campionato perché non è stato vinto e soprattutto chi sono i leader per il futuro, nominando De Ligt, Locatelli e quant'altro. Ora però parliamo della seconda parte, dove si parla di Pogba, di Real Madrid e di Paulo Dybala. Io però prima vi ricordo che se cercate tante notizie di mercato io vi consiglio OneFootball. Come scaricarla gratuitamente? Vi do un modo molto semplice. Qui sotto in descrizione c'è il link diretto, dovete semplicemente cliccare su questo link e automaticamente e gratuitamente avete questa app. Non ci sono né registrazioni, né procedure particolari, né costi, né mesi di abbonamento, né mesi di prova, non c'è niente. Dovete solo cliccare su questo link e automaticamente l'app del vostro cellulare ed è gratuita. E quindi approfittate. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché sarà un'estate piena di contenuti, piena di novità e piena di nuove playlist come Analisi Calciomercato, dove vi raccontiamo le notizie più importanti di mercato, ma come Profili Calciomercato, dove vi raccontiamo i giovani emergenti che possono essere il futuro del calciomercato. Oggi però l'analisi riguarda quella che è l'intervista a Massimiliano Allegri e parte questa seconda parte appunto da che cosa? Dal no al Real Madrid. Real Madrid che tra l'altro ha vinto da poco la Champions League. E questa intervista è stata fatta prima della vittoria della Champions League di Carlo Ancelotti. Quindi io intanto ve lo chiedo a voi qui sotto nei commenti, secondo voi come si sarà sentito Allegri? Finisce la stagione quarto senza un titolo, il primo anno della Juventus dal 2012 senza un titolo, ed è lui a essere marchiato di questa roba qui, mentre dall'altro lato la squadra che non lo aveva, che lo aveva cercato, ha vinto la Champions League con Carlo Ancelotti, che è stata un po' la seconda scelta, da quello che dice proprio Allegri. Allegri dice: la Juve era una sfida, insieme alla società e ai tifosi, insieme a tutti. Volevo vincere in Italia e fare bene anche in Europa. Nella prossima stagione potremmo anche vedere una Juve con due esterni. Qui va un po' fuori tema, nel senso che parla già di quelle che potrebbe essere la Juventus del futuro anche a livello tattico, e quindi ci parla degli esterni, però parla di una bella sfida. E secondo me, al di là della sfida, parla anche di una Juventus che insieme a società e tifosi, insieme a tutti, voleva vincere in Italia e fare bene in Europa. Cioè, secondo me, a lui è rimasto un po' qua il non aver vinto in Europa. Cioè, io ho l'impressione che ad Allegri bruci forse più, ancora più dei tifosi, il fatto di non aver mai vinto una Champions League con la Juventus. E quindi è tornato alla Juventus, perché se avesse vinto la Champions League con Real Madrid sarebbe stato una cosa personale. Però non avrebbe, la Champions League al Real Madrid ha una valenza, alla Juventus ne ha un'altra. Cioè, faccio un esempio, è come vincere lo scudetto alla Juventus o come vincere lo scudetto col Napoli. Sono due robe diverse. A Napoli ti fanno una festa per 6 anni per quello scudetto là, perché non lo vincono tanti anni. Alla Juventus ormai è quasi una consuetudine vincere gli scudetti. Il nono scudetto è stato quasi non festeggiato dagli uomini di Sarri. Cioè, è la valenza che ha. Per questo molti dicono, ma Allegri è stato stupido a rifiutare il Real Madrid perché il Real Madrid poi nel frattempo ha vinto la Champions. Sì, ma una cosa è vincerla con Real Madrid, che ne ha vinte 14, negli ultimi anni veramente ne ha vinte una valanga. Ormai anche lì è quasi una consuetudine. Un conto è vincere la Juventus, dove diciamoci la verità, la Juventus è tanta roba. Si parla però anche di Pogba. Si parla di Pogba. E dice, Pogba non tornerà perché lui ha paura di sfidarmi. E qui scoppia a ridere. Riferimento a che cosa? Quella famosa sfida basket riportata anche dai social della Juventus. Prima ha perso con i piedi, poi con le mani, quindi è andato via. E qua fa quasi una battuta riferente a quello che è stato il suo trasferimento. Il vero motivo per cui se n'è andato è questo, e difficilmente ora tornerà. In realtà sappiamo bene, al di là delle parole, un po' per scherzo, che dà proprio Massimiliano Allegri, che Pogba è stato proprio il primo nome indicato da Allegri, è per questo che è considerato proprio il primo obiettivo della Juventus, perché è il primo nome dato a Massimiliano Allegri. E anche questa risposta gli fa capire che dice non torna perché ha paura di sfidarmi. È chiaro che è una battuta di un allenatore che sa che c'è già qualcosa in piedi, perché sennò direbbe no, ma figurati, Pogba non è... Invece questa è una battuta proprio come dire no, non torna perché ha paura. Secondo me
questo non fa altro che confermare il fatto che si è veramente molto vicini. E poi si parla di Dybala. Paolo deve tornare a essere se stesso. C'è stato un momento in cui si è fatto trascinare dal fatto che è il nuovo Messi. Questa roba è pesante, eh? Secondo me questa roba è pesante. C'è stato un momento in cui si è fatto trascinare dal fatto che era il nuovo Messi. Un giocatore non può emulare o pensare di essere un altro giocatore o come un altro. Ha ancora tanto da dare perché ha qualità tecniche straordinarie. Gioca in modo divino. Però quella frecciata è pesante. Cosa voleva dire? Perché poi di fatto non sappiamo bene bene quello che ci vuole dire Allegri con queste parole. Però un giocatore non può emulare, non può pensare di essere un altro, si è fatto trascinare dal fatto che l'hanno messi. C'è stato un picco di presunzione da parte di Paolo Dybala. Questa presunzione l'ha portato poi a sentirsi un gradino sopra gli altri e poi però in realtà a crollare, perché poi evidentemente c'era qualcosa che mancava. Non lo sappiamo. Sta di fatto che il rapporto tra Allegri e Dybala sembrava ottimo, e questa interruzione del rapporto, poi saputa praticamente qualche mese fa, mi ha personalmente lasciato un po' di stucco, perché non me l'aspettavo. Però evidentemente la società è stata dura e chiara, e forse qualche atteggiamento che noi non sappiamo sarà venuto fuori, chi lo sa. Poi queste lacrime che abbiamo visto di recente contro la partita proprio in casa contro la Lazio, secondo me fanno capire che un po' lui si è pentito magari un po' dell'atteggiamento. Forse si riferisce anche alle pretese economiche, e magari dice si sentiva il nuovo Messi anche per una questione economica, non lo sappiamo. E poi chiude questa bella intervista con il concetto della vittoria. E di ogni altro che deve tornare a vincere. Chi vince non potrà mai giocare male. Giocare bene, giocare male, giochisti, allegriani, cortomuso, guardiolismo, tutte queste robe qua. Chi vince non potrà mai giocare male. Però anche chi gioca bene perde e viene criticato, perché non arriva il risultato. Quando sei in campo non c'è un metodo unico per vincere, bisogna avere giocatori molto bravi, metterli nelle giuste condizioni e dargli un'idea. Questa è l'idea di Max Allegri. E già vi invito qui sotto nei commenti a dirmi cosa ne pensate, e anche cosa ne pensate del discorso su Dybala. La differenza è che quando alleni una grande squadra l'obiettivo è arrivare a vincere. Tutti vogliamo giocare bene, ma è una parola astratta che alla fine ci si ricorda della rovesciata fatta da Ronaldo qui a Torino, non di come è venuta fuori l'azione. Poi dipende dalle caratteristiche del giocatore, ma soprattutto dal DNA della società. Altro elemento che non puoi cambiare. Secondo me qua tra l'altro ci sto dicendo alla Juventus serve vincere sempre, quindi non puoi fare così tanto spettacolo, perché se lo fai a Liverpool e non vinci per 2-3 anni si può anche fare. Se lo fa la Juventus in Italia un po' più complicato. Questa è l'idea di Allegri, non è la mia. Quando sei in una grande squadra devi vincere e basta. Quindi un metodo lo devi trovare, e tutti gli anni non è uguale. Piccole stoccatine nei confronti dei giochisti, piccole stoccatine anche per chi ogni settimana puntualmente gli chiede giudizi sul bel gioco. E qui lascio a voi, qui sotto nei commenti, scatenatevi su questo argomento. E scatenatevi su tutta questa intervista, che mi è sembrata molto bella, a cuore aperto, di un Massimiliano Allegri che insieme a Barzagli si è lasciato andare in quella che è una bella intervista che trovate su DAZN. Una intervista che lascia qualche spunto, chiaramente, sul no al Real Madrid, ci fa capire che forse il legame con la Juventus è di un certo livello, sul perché Pogba a un certo punto della carriera si è un po' fermato, forse un po' di presunzione, forse un po' di attriti con la società, è una chicca poi su Pogba. Cosa ne pensate? Ditemi la vostra qui sotto.